il principe Harry ha vinto parte della sua ultima sfida legale per portare il Ministero dell'Interno all'Alta Corte in seguito al loro rifiuto di permettergli di pagare per la protezione della polizia mentre si trovava nel Regno Unito. Il principe Harry ha vinto l'ultima fase della sua battaglia in tribunale contro il Ministero dell'Interno presso l'Alta Corte per i suoi accordi di sicurezza. Il duca di Sussex ha avviato una causa legale contro il Ministero dell'Interno a febbraio dopo che si era rifiutato di permettergli di pagare per la propria protezione durante la sua visita nel Regno Unito. La sentenza di venerdì, 22 luglio, presso l'Alta Corte significa che ora potrà sottoporre il caso a un riesame giudiziario. Lui e il suo team avevano sostenuto che il suo entourage con sede negli Stati Uniti non ha giurisdizione sufficiente in Gran Bretagna per poterlo proteggere adeguatamente. Hanno inoltre sostenuto che la sua assunzione di agenti di polizia durante la durata dei suoi viaggi sarebbe avvenuta senza alcun costo per il contribuente, ma il Comitato Esecutivo per la Protezione dei Reali e delle Personaggi Pubblici, RAVEC, di competenza del Ministero dell'Interno, ha stabilito lo scorso giugno che non poteva più avere diritto allo stesso grado di sicurezza in quanto ora è un privato cittadino. Gli avvocati di Harry hanno dichiarato in appello il mese scorso che la decisione era stata presa con ingiustizia procedurale poiché non era stato in grado di fare dichiarazioni informate prima che la sua domanda fosse respinta. Nella prima fase del caso, all'inizio di questo mese, gli avvocati del duca hanno chiesto al giudice Swift di concedere il permesso per un'udienza completa affinché un giudice esamini la decisione del Ministero dell'Interno. In una sentenza di venerdì, il giudice dell'Alta Corte ha affermato che il caso potrebbe procedere, concedendo il permesso a parte della pretesa di Harry di avere un riesame giudiziario. Il giudice Swift ha affermato che è discutibile se il duca avrebbe dovuto avere l'opportunità di presentare dichiarazioni direttamente a RAVEC, inclusa l'opportunità di commentare. Ma ha negato il permesso per altre parti dell'affermazione di Harry, inclusa la sua argomentazione secondo cui avrebbe dovuto essere detto chi erano i membri di RAVEC. Il giudice ha affermato, la richiesta di autorizzazione a richiedere il riesame giudiziario è in parte ammessa e in parte rifiutata.